Eneba è lo sponsor di questo video, un marketplace dove è possibile acquistare le proprie key di gioco sia su PC che su console, oppure anche degli abbonamenti o programmi per PC e crediti in game. Eneba è uno store in espansione, che al momento conta almeno 10.000 prodotti digitali in vendita, è molto affidabile, ha uno score di 4 stelle e mezzo su 5 su Trustpilot ed è anche partner di importanti brand dell'industria videoludica come ad esempio Konami, e ha anche un live support service che è attivo 24 ore su 24 e serve appunto per risolvere rapidamente eventuali problematiche. All'interno dello store troverete diverse offerte che si aggiornano nel tempo e prezzi scontati, però è possibile andare a inserire il codice sconto di Armax al momento dell'acquisto per avere un ulteriore sconto. Se siete interessati a dargli un'occhiata, tutti i link del caso li trovate in descrizione. Good morning YouTubers! Terremoto in casa Battlefield ieri, quando il general manager di DICE, Oscar Gabrielson, ha annunciato di abbandonare Battlefield, DICE e in generale Electronic Arts. La figura del general manager di DICE verrà presa da Rebecca Kutax, che è un ex direttore di Ubisoft Agency. Sotto di lei, al vertice del franchise di Battlefield e quindi come direttore degli studi che al momento lavorano su Battlefield, è stata messa una vecchia conoscenza: Vince Zampella, fondatore di Respawn Entertainment e capo di Ripple Effect ex DICE Los Angeles. Quindi la supervisione di Battlefield passa sotto le sue mani. Zampella ha già rilasciato qualche dichiarazione che prevede un futuro strutturato per la serie, con idee che sono già abbastanza chiare, segno che la decisione evidentemente era già stata ponderata dopo il lancio di Battlefield 2042 e quindi dopo i suoi primi risultati. E quello che ha detto Zampella è importante per noi perché prima ancora che uscisse Battlefield 2042, nel momento del fallimento di Battlefield 5, quando è stato annunciato che avrebbero smesso di supportarlo appena dopo la sua prima vera espansione, ci siamo tutti quanti chiesti che cosa sarebbe potuto succedere a questo franchise in generale se il gioco che fosse uscito dopo non avesse avuto i risultati sperati, immaginandoci anche che potesse essere nelle peggiori delle ipotesi chiuso, così come è successo tanti anni fa. La stessa cosa a Medal of Honor, che tra l'altro sotto lo stesso publisher. In realtà scopriamo, tramite le parole di Zampella, che Battlefield come franchise diventerà qualcosa di ancora più grande. Il piano è quello di continuare a lavorare su Battlefield 2042, chiaramente sotto questa nuova direzione, e un nuovo direttore porta nuove direttive, che potrebbero quindi anche portare ha delle novità nella gestione del titolo, ma soprattutto la volontà è quella di far diventare Battlefield non più un gioco che esce una volta ogni tot anni, ma un universo narrativo da cui andare ad attingere per creare svariati giochi. Zampella la definisce come una fantastica gamma di esperienze per i nostri giocatori, un mondo interconnesso con personaggi e narrativa condivisi. In definitiva, qualcosa che permetterà la creazione di diversi giochi targati Battlefield e che potrebbero essere anche diversi tra loro. E giusto per fare un esempio, magari un titolo sarà esclusivamente offline, appunto stile Medal of Honor, in cui giocare le storie basate sull'universo di Battlefield. Più Battlefield in contemporanea di diverse saghe magari, che ne so, quella principale, quella di Bad Company, la creazione di sta Battle Royale standalone. Vista in questi termini, la storia e gli interpreti dei personaggi di Battlefield sarebbero in sostanza una base da cui attingere per creare diversi titoli. Questo pare essere quindi il futuro designato per il brand di Battlefield, che quindi diventerà, secondo queste prime dichiarazioni, a tutti gli effetti qualcosa di ancora più grande, anzi di molto più grande di quanto sia stato fino ad oggi. Quindi ragazzuoli, che cosa ne pensate di queste notizie? Come lo vedete il futuro? Che cosa vi state già immaginando? Io qualche idea me la sono fatta, insomma, di che cosa potrebbero creare avendo per le mani Battlefield inteso come universo da cui attingere per vari giochi. Comunque avete i commenti e sbizzarriteli, vi leggerò. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video.